solita, c'è il collega del Rosario, ci vuole fare qualche domanda, dopodiché, sì, no, no, a te, volevo che tu asterissi un attimo al tuo saluto, che ho sentito il partito tutto. Giusto che sia, visto tirato in ballo sia da Franco Loreano che da Enzo Ramaglia, vista la fortuna e anche la sua disponibilità che è presente, ci sia l'intervento del sindaco, credo che sia doveroso da parte sua e anche da parte nostra ascoltarlo. Quindi la parola a Otello e poi dopo le vostre risposte, saranno domande, passiamo al sindaco. Arriva in questo momento anche il consigliere comunale Giovanni Del Prete, sta aggiungendo qui. Potendo, vai. Buongiorno a tutti, innanzitutto mi scuso del ritardo, ho troppo degli impegni concomitanti, ho fatto quanto potevo per venire il più presto possibile. Ho chiesto a qualcuno, visto che era stato in ritardo, una cosa che a quanto pare in sala non è chiara, quindi o non è stata detta o forse qualcuno non l'ha capito perfettamente, quindi se è una ripetizione già mi scuso in anticipo. Vorremmo capire le ragioni delle dimissioni di Orio. Per ragione già l'avevamo detto prima, ma proprio per dare una risposta alla tua domanda, le ragioni sono quelle. Un imprenditore come Tommaso Corri, che si affaccia alla politica solo per un spirito di servizio e di cercare di dare un contributo alla città e al territorio dove lui appartiene alle persone, l'inizio di questo lascia da pensare molto, perché per la legge di cronaca di Napoli c'è anche una considerazione. Lui non è tipo e soggetto da essere tirato dal padre, da uno o dall'altro. Tutti cercavano di accamararsi un consenso di Tommaso Iori per rafforzarsi il mio senza rendersi conto il danno che facevano a Tommaso Iori come uno, ma alla città, perché la città ha bisogno di quei personaggi, per cui non essere per me il mio, che danno e non ha mai chiesto niente né nessuno. Le dimissioni di Iori attendono proprio perché in questo consiglio comunale non si riesce a dare risposta a nessuno, e tanto vero che una delle tante cose che lui ha affermato più volte ha chiesto degli interventi per aprire il quartiere dove lui è stato preso di voi e deve rappresentare più volte, ma mai c'è stato dato una risposta positiva. Ultima, sulla scuola civile, hanno per fare soltanto pulire delle facce che ci sono dopo e cose male da livello destro, che facciano queste grandi in casa di alcuni cittadini e che tutte le mattine domani deve passare per quella strada che abita in quella zona, tutta la mattina non poteva passare, cercava di tagliare altre strade, gli fu detto che ci voleva ancora 15 giorni, ma non è stato mai pulito. E lui una volta, l'imprenditore Tommaso Iori, a spese lui, i due dipendenti, i due operai, e fece votare una pianta che stava già alla mattina che faceva tanti, come chiama, polli, è stato a spese lui per fare questo lavoro. Allora è arrivato a questo punto, lui dice, ha detto, io devo portare qua, a destra soltanto l'indicato, ma sono impotente per poter risolvere qualche problema. O potete essere tirato dall'uno o dall'altro per fare spalla all'uno o all'altro, ma io sono un imprenditore serio a questi giochi che ci sono. Ecco il motivo vero di andare via. Grazie.